Gianni Riotta, amico di questa trasmissione, di raggiungermi in studio. Firma della stampa, ben trovato. Sono contenta che sia qui. Grazie dell'invito. Allora, io ho detto settimana decisiva, poi non lo so se sarà davvero decisiva. Ripeto, uno corre sempre il rischio di ripetersi, no? Certo è che è una settimana complicata e più in generale che viviamo giornate complicate. Siamo reduci da un fine settimana, anche quello intenso. Abbiamo visto il 2 giugno, quindi le chiedo intanto un'osservazione su questo. A me sembrava, più che una cerimonia con tutte le istituzioni, mi sembrava una riunione di famiglie, in quelle famiglie in cui ci si detesta. Mi dica se anche lei ha avuto questa sensazione. Il 2 giugno. Stamattina ho fatto la rassegna stampa su invito degli amici di Radio Radicale, che salutiamo, proviamo a risolvere questo loro problema. Approfitto anche della tua trasmissione, del tuo microfono per ricordarlo. Quindi mi sono stato all'alba, ho letto tutti i giornali, anche quelli che non leggo mai, e ho capito perché non li leggo. La sensazione, parlo adesso di colleghi molto seri, autorevoli, Folli, Marzio Breda, Angelo Panebianco, Gigi La Spina, era che siamo sull'orlo delle elezioni, c'erano date, la fine di luglio sciolte le Camere, si vota a settembre. E tutti dicono e indicano la regia del Presidente Mattarella e del Quirinale, che sostanzialmente dice: o andiamo avanti in un modo costruttivo o non cominciamo oppure, a schiamare. Adesso poi entriamo nel merito di tutte le questioni, però faccio notare che ieri Conte si sarebbe presentato al 2 giugno con un libro in mano, il cui autore ha un cognome che è Tregua. Molti hanno giocato su questa cosa del cognome. E siccome lei ha tenuto per anni una rubrica sui libri, sulla carta stampata, in televisione, io le chiedo di seguirmi rispetto ad un racconto che procede per titoli di libri. Le piace l'idea? Bellissimo. Ci proviamo? Come no? Primo libro, Il discorso sul metodo, qui disturbiamo Cartesio. Secondo lei che abbiamo pensato a proposito appunto del discorso? Non è difficilissima. Il discorso sul metodo, forse avete pensato a Conte che deve cercare che dovrà tenere di questo fare discorso. Un discorso. Non era difficile, l'ha indovinata facilmente, ma non era difficile. Il problema è che alla base del discorso sul metodo c'è, secondo la vecchia pronuncia, cogito ergo sum. Speriamo che pensi. Ma secondo lei che dobbiamo aspettarci oggi da Conte? Allora, l'altra ipotesi è che tutti questi numeri, sotto il forcing e sotto la guida morale del Presidente, ci sia un richiamo alle forze politiche per smettere di litigare. Quindi io, Quirinale, posso sciogliere le Camere in luglio e farvi votare a settembre, a meno che voi non lavoriate di comune accordo secondo i vostri stessi accordi che avete fatto. E quindi può darsi che anche risolvano un po' la vicenda. Ci sono delle cose, Tiziana, incongrue. E il ministro Tria, che è stato sempre abbastanza serio e sempre abbastanza coerente nel cercare di, limitare i danni, dice: c'è stata una fuga di notizie, la famosa lettera di risposta, ha danneggiato i mercati, roba, cioè, allora apro un'inchiesta per vedere chi l'ha mandata. Ma chi se diavolo... la ricorda la manina qualche mese certo, fa, cioè, ma siamo sempre alla riedizione dei dispetti. Diciamo, ma chi diavolo vuoi che l'abbia mandata? Cioè, certamente non tu, neanche Cartesio, però qualcuno che è un sottosegretario, un portavoce. Io su Cartesio qualche dubbio ce l'avrei, perché l'uomo ha il suo carattere. Allora, però, ipotesi A dice: forse moltissimi osservatori, lo ricordava lei prima, dicono: beh, insomma, forse ci siamo, forse si va ad elezioni anticipate. Resta però una domanda che ci siamo fatti in questi mesi, cui prodest. Nel senso, chi ha veramente interesse, no? Ha veramente interesse Salvini e cosa rischia? Hanno interesse 5 Stelle o non hanno affatto interesse 5 Stelle? 5 Stelle e Salvini sono come due signori che si detestano e che a un certo punto si trovano dopo le elezioni del 18 con mezzo biglietto della lotteria per uno e vanno insieme all'incasso. Però scoprono che non possono dividersi la cifra e ognuno se la spende a modo proprio, quota 100, reddito cittadinanza, no. Siccome hanno vinto insieme, ogni cosa che si comprano devono comprarsene insieme. Quindi si comprano un insieme di pantaloni, ma i pantaloni di Maio a Salvini vengono stretti, le camicie di Salvini a Di Maio vengono larghe. Questo è il problema.
che loro hanno un programma, il cosiddetto contratto, come si chiama? Contratto di governo. Contratto di governo. Contratto sì. di governo. Allora ci possiamo mettere anche Rousseau, contrat social, visto che la piattaforma non si chiama Contratto, si chiama Rousseau. Questo governo non ha un programma, ha un contratto, però non ha un programma. La spesa si è dilatata, lo sviluppo non arriva, le imprese non ripartono. Il governatore Visco ha fatto un richiamo molto serio, il presidente di Confindustria Boccia aveva fatto fondamentalmente lo stesso richiamo di Visco, quindi imprenditori e Banca Italia fanno la stessa critica, però non è vero che tutto va male. E io detesto i critici che dicono che tutto va male, perché abbiamo i mini bot. I mini bot. Allora, uno è un ritorno ai mini assegni di quando io ero ragazzino e quindi sono molto contento, e poi è fantastico perché i mini bot li ha approvati anche proposti da Lega, li ha approvati anche il Partito Democratico, quindi io applaudo al Partito Democratico che dopo mesi in cui non si è fatto notare per niente è tornato alla ribalta approvando una manovra economica che unanimemente tutti gli economisti seri hanno condannato. E allora però, se la situazione è questa e se abbiamo detto che in molti si interrogano sul fatto che davvero siamo alle battute finali, quale possibilità ha oggi Conte? O meglio, il Premier Conte, molti dicono, andrà lì e farà una specie di ultimatum a Salvini e Di Maio e dirà loro: o troviamo un metodo per procedere insieme oppure appunto mi dimetto, torniamo indietro, cioè lasciamo ad altri il compito del governo. Però c'è un prima, no? Troviamo un metodo. Il metodo potrebbe essere, qui disturbo Agatha Christie, mettere le carte sul tavolo, metterle tutte, guardarsi in faccia e dire: noi vogliamo fare queste tre cose per davvero? Ed è possibile? Loro possono trovare oggi il linguaggio addirittura per farlo? Il problema del Presidente Conte è che il Presidente Conte è stato espresso da un azionista di maggioranza che erano i 5 Stelle, è stato Salvini ha sottolineato nel caso di Siri, forse non casualmente. E sopportato dalla Lega. Le elezioni europee hanno ribaltato questo rapporto di forza e probabilmente oggi il Premier Conte paga di essere stato troppo sottotono. Cioè, se nei momenti turbolenti di quest'anno, penso per esempio a comunicazioni di massa, a economia, a sviluppo, a certi fatti del tipo un collega di Repubblica, Origone, viene duramente picchiato mentre sta in servizio d'ordine. Il ministro Salvini non l'ha subito chiamato, come era giusto, per dare la solidarietà. Beh, se Conte avesse chiamato, no? O fosse andato a trovare. Cioè, se Conte si fosse smarcato da Lega e da 5 Stelle, veramente fosse stato l'avvocato del popolo. Pensa che Tria si è più smarcato di Conte, perché Tria, in momenti difficili, ha dimostrato, anche perché i numeri lo assediano, una sua qualche forma di indipendenza. Può darsi che oggi Conte tiri fuori le carte, come dice questo bellissimo classico Mondai Gialli Mondadori, e vediamo, 3.000 lire, e forse vedi, se lo guardano Borghi, Bagnai saranno contenti, perché magari pensano... Ma vorrei fare un applauso alla vista, perché io non lo leggevo, lire 3.000, quindi mi autodenuncio. E la problematica qual è? Che ormai c'è poco da fare, perché l'estate è vicina, perché... E quello che il governo deve fare è la manovra economica d'autunno, e la farà verosimilmente con una Commissione europea che, malgrado quello che il vice premier Salvini ci ha spiegato in campagna elettorale quando diceva adesso vinciamo noi nazionalisti, noi populisti, andiamoli, questa Commissione nuova, dove ci saranno probabilmente grosso modo le stesse forze politiche di prima, allargate probabilmente a liberali e verdi, speriamo allargate da liberali e verdi, ma sarà più severa. Quindi avrà meno margini l'Italia, meno margini Salvini. Cioè, diciamo che la lettura che noi volevamo consigliare a Salvini, che è l'arte della guerra, così tanto per offrirgli un classico di strategia, allora forse potrebbe essere nelle mani sbagliate il libro, se lo dessimo a Salvini. Il libro è sbagliato perché c'hai Plutarco e... E quello, vabbè, adesso questo la regia ci mette mano. Diciamo. No. Parlavamo dell'arte.
parte della guerra, però noi siamo fatti così, ogni tanto... No, perché io disperatamente, ovviamente, questo gioco, questo diciamo per gli ascoltatori, non mi hanno raccontato questo gioco prima, sennò io me li studiavo tutti prima di venire, non c'è facevo bisogno. Molto, come molto vedi, bene. non c'è bisogno. Però la parola chiave dell'arte della guerra vedi? Di Sun Tzu è, la cui pronuncia sarebbe Senge, è... Mai essere dove il nemico pensa che tu sia, sempre essere dove il nemico non pensa che tu sia. Allora, a me pare che l'Italia di Di Maio, Salvini e Conte abbia violato dal primo giorno il motto di Sun Tzu, perché ha sempre chiamato il nemico, o presunto nemico, per dire, oh, noi stiamo andando lì, hai capito? Stiamo andando lì. Cioè, noi, perché in Europa, e di questo il Quirinale ovviamente è cosciente e si preoccupa, perché in Europa noi contiamo... Oggi poco. Noi in Europa contavamo molto, perché c'è Draghi alla BCE, perché c'è stata la Mogherini come ministro degli esteri europeo. Rischiamo stavolta di prendere un commissario leggero e soprattutto quando si riunisce l'Europa che conta, Merkel, Macron, l'Italia non c'è. Bada, non è che non c'è perché hanno vinto i leghisti, i 5 Stelle, ma perché una certa rozzezza e una certa, se mi consenti, ingenuità diplomatica. E noi abbiamo un ministro degli esteri che è molto esperto e molto navigato, Enzo Moavero Milanesi. Però la politica estera che ha fatto Salvini, la politica estera che ha fatto Di Maio, sai qual è la critica vera? Che è una politica estera ingenua. Cioè, loro hanno pensato che si potessero sbattere i pugni, insultare le persone. Ma loro insistono, cioè Salvini in particolar modo insiste, no? Ha detto che rispetto all'Europa lui va avanti, letterine, sai, non letterine. E mi hanno spiegato, perché poi i social media sono fantastici, che non c'è problema, perché se facciamo la transizione dall'euro alla lira e c'è un momento in cui si potrebbe verificare magari un problema di banche, un problema di bancomat, un problema di liquidità, non c'è da allarmarsi, perché per mangiare lo sfilatino si può andare dal panificio e segnare a credito. Questa cosa a me ha affascinato straordinariamente, sai perché? Perché non vedo uno sfilatino da molti anni, la gente mangia di tutto, quinoa, macrobiotica, roba, ma sfilatini pochissimi. E il panificio, che ricordo molto volentieri, di solito la gente oggi, le mamme, fanno la spesa di corsa al supermarket. Allora è fantastico, quando faremo la transizione da lira a euro, da euro a lira, ci precipiteremo tutti da Conad, da Carrefour, tutti gli altri supermercati, e diremo alla cassiera ignara, mi segni e pago il mese 21 quando escono le lire. E lei ci complicato, guarderà, un pochino complicato, diciamo. Lo sfilatino ce lo dà in testa. Ieri Massimo Giannini su Repubblica, nel suo editoriale, ha scritto che l'Italexit non è più un fantasma, è così? Guarda, mi dispiace dare torto a Massimo Giannini, ma penso che lui è d'accordo con me nel dargli torto. Io voglio pensare che ancora sia così. Io voglio pensare che ancora l'Italexit sia un fantasma. E sia più che uno fantasma, uno spaventapasseri. Perché? La Gran Bretagna, che è un paese che ha uno status internazionale molto importante, perché siede nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, perché Londra è una delle grandi capitali finanziarie, perché parla inglese, che è la lingua dominante dell'economia globale, non riesce da 3 anni a uscire dall'Europa in modo netto, in modo pulito. I conservatori hanno fatto fuori un premier dopo l'altro. I laburisti, col povero Corbyn, vogliono uscire dall'Europa, ma non lo vogliono dire, cacciano la gente se non è d'accordo. Cioè, e adesso è entrato il presidente Trump e ha detto il sindaco di Londra. Sì, ha detto intanto così, è un facile, tappo. Facile che un perdente, no? Ma tu hai detto un tappo. Almeno il sindaco di New York, De Blasio, è pessimo, scarso, sì. Però almeno è alto, questo è anche basso. Si sa, è un elemento, diciamo, fondamentale. Beh, ma poi Napoleone, che appunto, non era esattamente come leadership molto alto, però mi è stato bravo. E tutto questo ormai fa parte, diciamo, della nostra coreografia. Italexit sarebbe molto più difficile da fare di
dell'exit, della Brexit. E la Brexit è stata lunga e dolorosa e sarà ancora molto lunga e molto dolorosa, però io continuo a pensare che gli italiani abbiano una saggezza di fondo per non seguire questi miraggi. E voglio finire proprio con Trump, al quale io, insomma, l'arte della guerra pure glielo presterei 5 minuti, sempre per quella storia di come fare, no? E, le chiedo, appunto, Trump è arrivato a Londra prima ancora di scendere dall'aereo, ha già sparato praticamente su tutti. Che strategia ha, Presidente degli Stati Uniti d'America? Ma questa è quella. Perché Sì, diciamo la Gran Bretagna già ha i problemi suoi, non ha proprio bisogno anche delle, no, dei tweet di Trump. l'avvocato Gianni Agnelli parlava spesso della strategia del pazzo, no? Diceva che quando lui aveva imparato la scherma da un suo grande allenatore e maestro di scherma, alla fine gli aveva detto: guardi, io le ho insegnato tutte le mosse, tranne la strategia del pazzo. E l'avvocato Agnelli diceva: ma qual è? E diceva quella di colui che pur di attaccarti non prende tutti i rischi, pur di farti un graffio rischia di morire. Ognuno di noi calcola costi, pericoli, possibilità, speranze rispetto a un calcolo razionale. E Trump butta il tavolo a terra e questa strategia però non, per adesso non sembra pagare, la sua base rimane con lui, i cinesi però non hanno fatto grandi concessioni, adesso siccome non riesce ad avere concessioni dai messicani sull'emigrazione minaccia dazi anche al Messico, l'Europa, la nuova Commissione europea sarà più severa con Trump di prima. E l'unico amico che gli rimane è Putin, ma con Putin non può avere una vera amicizia perché c'è sempre il problema della Russia Gate. Il grande comunicatore, il grande negoziatore è il presidente americano più solo che io ricordi nella storia recente. Grazie a Gianni Riotta Grazie a per voi. questa Grazie. chiacchierata, grazie davvero, torni a Grazie. trovarci presto.